Povera medica non idonea. Al momento e fino ai risultati dell'autopsia, l'ipotesi che spiegherebbe la morte della bimba di 2 anni e mezzo che doveva subire un trapianto di midollo è questa. Il procuratore aggiunto di Roma, Frisani, attende il rapporto del medico legale per decidere come procedere con il fascicolo d'inchiesta che al momento non ha indagati. Il fatto. Mercoledì 11 settembre nel Policlinico Romano di Tor Vergata la bambina è in sala operatoria, muore nel corso dell'inserimento di un catetere o di una tracheotomia, cioè un'incisione chirurgica alla parte frontale del collo per aprire una diversa via respiratoria. Il reparto ematologia, l'obiettivo quello di un trapianto di midollo, ma qualcosa di grave è accaduto e pesa il sospetto, tutto da verificare, che a causare la morte sia stato l'errore umano. Il direttore di Tor Vergata ha disposto la costituzione di una commissione d'inchiesta, stessa cosa ha fatto il ministro della salute che ha inviato gli ispettori. I carabinieri del NAS hanno sequestrato la cartella clinica della bambina, affetta da una brutta malattia, si sarebbe salvata grazie al midollo compatibile del fratello. La famiglia era partita dalla Sicilia verso la capitale per trovare rimedio all'anemia falciforme di cui la piccola soffriva. Antonino, il padre, non si dà pace, in ansia anche per la moglie incinta al 5° mese. Chiara Cerqueti, Sky TG24.